tante persone che celebrano la festa di Sant'Angelo da Gerusalemme, Sant'Angelo di Sicilia. Invoco subito la sua protezione per questo mondo che sta imparando a convivere con il coronavirus. Angelo che ha saputo in vari momenti difficili della storia proteggere la città dedicata, che oggi di nuovo ci protegga. Celebriamo quest'anno l'ottavo centenario della sua morte, che è stato anche motivo per il ritorno dei frati carmelitani al santuario di Sant'Angelo di Licata. Per questo ringrazio il cardinale arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, per l'invito rivolto a noi carmelitani di ritornare al santuario e anche il modo in cui lui ha facilitato il nostro ritorno. Sant'Angelo per noi è il religioso carmelitano. Nato a Gerusalemme, noi crediamo che lui abbia conosciuto la prima generazione dei carmelitani sul Monte Carmelo, quel gruppo che ha ricevuto la regola dal patriarca Alberto di Gerusalemme. La regola del Carmelo che ha guidato la vita dei carmelitani lungo questi 8 secoli ed oggi ispira tantissime persone, non soltanto i frati o le monache, ma tante persone nel mondo che trovano in essa l'ispirazione della loro vita. Questa regola è centrata in Gesù, questa regola che ci invita a vestirci dell'armatura, le virtù di Dio, far sì che la nostra vita sia completamente penetrata dal nostro amore per Gesù e il suo Vangelo. Questo è l'uomo che parte dal Medio Oriente e si dirige verso l'Europa e arriva in Sicilia e la gente riconosce in lui l'uomo santo, il carmelitano, colui che vive in ossequio di Gesù Cristo, colui che si veste dell'armatura di Dio, l'armatura che ci difende contro ogni male, l'armatura che anche ci permette di proporre la verità del Vangelo. Questo tipo di vita poi ha portato il Santo Angelo al martirio. Il ritorno dei carmelitani al santuario offrirà al popolo locale, agli immigrati, ai pellegrini un luogo di ristoro spirituale, un luogo di incontro per approfondire la propria fede e un luogo di illuminazione evangelica. Questa è la mia preghiera e affido tutta questa missione nuova all'amore materno della nostra madre.